C'è una notizia sorpresa perché per il difensore della Roma spunta il nome di Spolli. La Roma e il Catania stanno trattando in queste ore. Evidentemente la Roma ha avuto problemi nell'arrivare, come vi stavamo dicendo prima, a Kabul del Tottenham, e allora un'occasione last minute potrebbe essere proprio quella di Spolli del Catania, che tra l'altro era in trattativa anche con la Sampdoria, ma non si è trovato un accordo né con il Catania né tantomeno con il giocatore, e allora la Roma è piombata su Spolli e potrebbe essere davvero l'acquisto a sorpresa di questa giornata finale del calciomercato. A più tardi per tutti i dettagli, perché la notizia è appena arrivata e ci stiamo lavorando. Va bene, grazie. Tra poco anche a Trigoria. Un ultimo, sì. scusate ancora, mi dice adesso Gianluca che il giocatore per rafforzare la trattativa è stato intanto convocato in sede al Catania, quindi ovviamente si sta trattando anche con molta concretezza, e può essere davvero un'ipotesi e una strada percorribile per la Roma. Il Catania che è obiettivo della Roma. Ripartiamo da qui per poi dare altre notizie di giornata fino a questo momento. Sì, guarda, ci arrivo subito a Spolli. Intanto ti dico che Cuadrado ha appena firmato il suo contratto con il Chelsea, quindi Cuadrado è ufficialmente, o lo sarà tra pochi minuti, un giocatore del Chelsea. Una trattativa che comunque era stata definita in tutto e per tutto nei dettagli negli ultimi giorni, 33 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda Spolli invece è l'ultima idea per il mercato della Roma, più di un'idea anzi, perché si sta trattando con il Catania. Le società sono in contatto telefonico costante e il giocatore in questo momento è stato convocato in sede al Catania, evidentemente per discutere anche quello che potrebbe essere il suo contratto con la Roma. Quindi in questo momento c'è la possibilità della Roma di prendere il difensore del Catania, che aveva avuto un piccolo infortunio nelle ultime settimane, adesso però è recuperato, sta bene e potrebbe essere davvero lui il difensore della Roma per rinforzare la squadra di Garcia. Va bene, Manuele, tra poco torneremo ancora da te. Notizia che andiamo subito a commentare a Trigoria con Angelo Mangiante, ti ha ascoltato. Allora, Angelo, potrebbe essere il nome di Spolli quello giusto per il difensore che cerca Garcia? Eccoti. Sì, perché per tanti motivi, perché ha esperienza, perché conosce bene il calcio italiano. Spolli ha 32 anni ed è un po' demotivato, diciamo così, in Serie B. Non è da Serie B Spolli, peraltro è il capitano del Catania, ma è uno che può giocare a buoni livelli in Serie A e può essere un cambio d'esperienza molto utile. Qual è la questione dei centrali della Roma? Che ne ha soli tre a disposizione dopo l'operazione che ha avuto Castan, per cui a turno c'è bisogno, insomma, di dare un cambio ai vari Young Ambiwao Manolas. C'è il solo Astori, quindi considerando che la Roma è ancora dentro tre competizioni, quindi anche la Coppa Italia e l'Europa League, uno come Spolli, insomma, rientra in quell'identikit. Tra l'altro proprio qui alle mie spalle stanno lavorando su questa operazione di fatto tutta la dirigenza, perché nessuno è a Milano: Walter Sabatini, Mauro Baldissoni e Italo Zanzi, che appunto rappresenta la proprietà americana, stanno proprio lavorando su queste operazioni qui negli uffici di Trigoria. Sì, notizia dell'ultima ora, perché Spolli è un giocatore della Roma, o meglio lo sarà questa sera probabilmente, perché è stato trovato l'accordo con il Catania: 1 milione per il prestito e 1 milione per il riscatto. Quindi Spolli è davvero vicinissimo ad essere un giocatore della Roma. Ovviamente l'accordo tra le società è stato trovato, si stanno limando gli ultimi dettagli, però comunque è una notizia importante, perché in questo momento il Catania e la Roma, ripeto, hanno trovato l'accordo per Spolli: 1 milione per il prestito e 1 milione per il riscatto. Il giocatore è in sede, quindi si dovrà risolvere anche le notizie riguardanti ovviamente la situazione riguardante il contratto di Spolli, però la trattativa è molto ma molto molto ben avviata. E va bene.